porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. È stato presentato questa mattina a Palazzo Gallini in via Emilia a Voghera il nuovo Iria Kessel Festival, giunto in questa stagione alla sua terza edizione. Presenti Natalia Stocchi, direttrice dell'archivio storico civico del Comune, e l'assessore alla cultura Marina Azzaretti. Per l'assessore si tratta di un'occasione per presentare ai cittadini un contenitore artistico con associazioni culturali di vari settori, che possono esprimersi con spettacoli dal vivo e attraverso i quali i cittadini hanno l'opportunità di conoscere i gruppi artistici e le realtà culturali che operano nella nostra città. In tal senso saranno presenti anche italiani di alcune scuole superiori. Un'opportunità anche per gli esercizi locali che potranno conoscersi ed interagire tra loro sfruttando un contesto come quello del Castello Visconteo. Quando ci saranno tanti soldi faremo grandi artisti, ha scherzato l'assessore Azzaretti, che ha ricordato le ristrettezze economiche a cui l'organizzazione ha dovuto sottostare. Proprio per questo le attività che sono state inserite nel programma dopo apposita richiesta hanno contribuito sostenendo di tasca loro tutte le spese. L'assessore è poi tornata sul caso stazione degradata, invitando la stampa a comunicare un'immagine di Voghera positiva per salvaguardare la città, renderla attrattiva per tutti i suoi utenti, specialmente per gli investitori esterni. Solo in questo modo, ha proseguito Azzaretti, possiamo evitare di allontanare il lavoro, e questo lo sa bene chi gestisce un'attività privata, abituato a tirarsi sulle maniche anche con poche risorse disponibili. Infine, un breve cenno sull'organizzazione della Notte Bianca Vogherese. Il Comune si sta adoperando proprio in questi giorni per verificare bandi e possibilità di finanziamenti. L'Iria Kessel Festival verrà inaugurato giovedì 17 settembre alle ore 18.